troviamo a Genova, nel Museo Diocesano, nelle sale dedicate agli ormai famosi teli jeans. Si tratta di teli dipinti con biacca e indaco che si trovavano in origine allestiti come sepolcro all'interno dell'Abbazia del Boschetto in Val Polcella. Abbiamo una notizia che riguarda il loro acquisto, un pagamento nel 1538. Poi con l'epoca napoleonica, le soppressioni, i teli passano in mani private, vengono prestati da privati a parrocchie genovesi che li allestiscono come sepolcri della Settimana Santa, finiscono più volte sul mercato antiquario, finché alla fine degli anni Ottanta vengono presentati al pubblico in una mostra che la regione Liguria dedica ai teli jeans, proprio al materiale jeans, che deriva il nome proprio da Genova. A questo punto i teli vengono vincolati dal Ministero per i Beni Culturali, viene acquistato l'intero lotto da un privato, ma poi a un'asta per diritto di prelazione il Ministero li acquista e li sistema nel Museo Diocesano da pochi anni costituito. E qui sono degnamente esposti e degnamente illuminati perché, data la loro grande delicatezza e fragilità, hanno bisogno di una luce non troppo intensa. I teli della Passione sono un punto di incontro molto interessante tra quella che è la devozione religiosa e anche una produzione colta. Questi 14 teli che sono giunti a noi possono essere suddivisi in due o tre blocchi abbastanza coerenti per datazione e per realizzazione. Un primo blocco che è costituito dai teli maggiori e che si pensa realizzato entro la prima metà del Cinquecento, un altro blocco un po' più tardo e infine gli ultimi tre sicuramente aggiunti che vengono ritenuti realizzati verso la fine del Seicento. Una delle domande su cui gli storici dell'arte si sono interrogati riguarda gli autori di questi teli. Sono stati fatti alcuni nomi, in particolare quello di Teramo Piaggio. Teramo Piaggio probabilmente era abituato a prendere spunto anche da incisioni di Dürer per realizzare alcune delle sue scene ed è proprio da xilografie della piccola Passione di Dürer che Teramo Piaggio appunto ha tratto l'idea per la realizzazione di alcune di queste scene. Non solo Teramo Piaggio, ma anche Marcantonio Raimondi, oppure ancora altri maestri, si fa il nome di Giovanni Cambiaso, il padre di Luca, uno dei pittori più importanti del Cinquecento genovese, ma ancora la bottega di Pietro Francesco Sacchi, appunto tutti autori che hanno concorso alla realizzazione di questi teli. Tutte queste indagini e tutto questo lavoro di interpretazione deve soprattutto la sua origine agli studi di Marzia Cataldi Gallo, che è la studiosa che per prima li ha analizzati, li ha studiati e anche ha concorso in maniera importante al loro acquisto da parte dello Stato. Questi teli sono ricchi di particolari descrittivi che i pittori ovviamente utilizzano per spiegare al meglio la scena, ma ci danno anche molte informazioni per quel che riguarda la vita, l'ambiente, ma anche ad esempio le modalità del costume, gli oggetti del vestiario. Prendiamo ad esempio la scena
alle mie spalle con il tradimento di Giuda. E vediamo che in questo momento in cui Pietro si sta scagliando contro Malco, il pittore mette bene anche in evidenza la differenza tra i piedi nudi, scalzi di Pietro, che ovviamente tiene i piedi scalzi perché è sul suolo sacro, e le tomaie ricucite delle scarpe di Malco, che non essendo credente invece non ha questa attenzione proprio al fatto di calpestare un luogo sacro. Ma gli elementi del vestiario vanno anche, ad esempio, sulla raffigurazione delle brache, brache scaccate, ossia a scacchi dei gendarmi, o le brache ancora, le vediamo qui, divisate, come si usava, cioè a righe, e che sono elementi che caratterizzano proprio delle figure dei soldati o di coloro che erano talvolta messi un po' al limite della società civile. Una domanda che dobbiamo porci è questa: come erano originariamente allestiti questi teli a sepolcro, cioè durante la Settimana Santa, come venivano messi su? Inizialmente si pensava che potessero addobbare una cappella o un ambiente contiguo al chiostro del boschetto. Invece ci siamo convinti col tempo, e anche prendendo direttamente misure all'interno dell'abbazia, che potevano essere utilizzati per costruire una sorta di oratorio sacro. Abbiamo compreso che questi occhielli che si trovano sul retro di alcuni teli, questi legacci, potevano essere utilizzati proprio per inserirli su una struttura di pali di legno, addirittura di canne, una sorta di cappella costruita all'interno della chiesa, con l'incoraggiamento ad entrare e a vedere quello che è di fatto un ciclo di affreschi dipinti all'interno di questo spazio sacro. E non a caso la scritta che troviamo su questo telo, che è una lamentazione di Geremia, che praticamente dice: o tu che passi di qui, guarda se trovi un dolore paragonabile al mio, è la Vergine Maria che parla, fa pensare a certi padiglioni che ancora oggi vengono montati in alcuni piccoli paesi della costa. Si conclude poi questo straordinario ciclo con un bellissimo cielo stellato, fanno mostra di sé, campeggiano al centro la raffigurazione del sole e della luna. Questo cielo era probabilmente collocato a copertura del repositorio in cui veniva conservata l'ostia non consacrata. Un telo di grande fascino che tutt'oggi possiamo ancora ammirare.